Ladies and gentlemen. Ciao popolo Lega Nerd, bentrovati con Popcorn Time, la vostra fedelissima cinerubrica del giovedì. Io sono Gabriella e anche questa settimana mi trovate in prima fila sulle novità cinematografiche. Fatto una bella scorpacciata di uova? Io sono stata brava, giusto un paio. Ma sono convinta che tra le novità di questa settimana c'è qualcuno che ne avrebbe mangiate molte molte di più. Parlo del piccolo Baby Boss, nuovo film DreamWorks Animation con protagonista un vero ometto nato in giacca e cravatta. Il protagonista del nuovo film della DreamWorks indossa sempre l'abito e ha la voce di Alec Baldwin. Baby Boss è la divertentissima storia di una famiglia che si trova a dare il benvenuto al piccolo nuovo arrivato, il tutto raccontato dal curioso punto di vista di Tim, un bambino di 7 anni. Baby Boss vi insegnerà l'importanza della famiglia in modo impertinente e indimenticabile in questa imperdibile commedia per ogni età. Io vi consiglio assolutamente la visione di questo film in lingua originale perché tra i doppiatori troverete Alec Baldwin, Steve Buscemi e Jimmy Kimmel. Siete proprio sicuri che tutte le atrocità commesse nel mondo siano opera di più persone? Vi siete mai chiesti cosa spinga la mente umana a commettere tali atrocità? E se fosse opera di una sola e unica persona? Paura, no. Midnight Factory confeziona un nuovo horror che vi seguirà fino alla fine dei vostri giorni. The Bye Bye Man. Quando tre amici del college si imbattono nelle terribili origini del Bye Bye Man, scopriranno che esiste solo un modo per evitare la sua maledizione: non pensare e non dire. Ma una volta che il Bye Bye Man entra nella tua testa, prende il controllo su tutto. Esiste davvero un modo per sopravvivere alla sua possessione? Non dirlo, non pensarlo. E lasciamo da parte la paura. Ti siete cagati sotto, eh? Per affondare le nostre manine in un thriller tratto da una storia vera. Boston, caccia all'uomo, con protagonista Mark Wahlberg, J.K. Simmons e John Goodman. Boston, caccia all'uomo è il nuovo film di Peter Berg, basato su un evento realmente accaduto, l'attentato alla maratona di Boston del 15 aprile 2013 e la cronaca dettagliata in un thriller ad alta tensione di una delle più sofisticate e meglio coordinate caccia all'uomo nella storia recente. Un potente racconto sullo straordinario coraggio dimostrato da tutta una comunità nella risposta al terrorismo in un evento che ha avuto un forte impatto in tutto il mondo. Ma solo a me Wahlberg mi ricorda un po' Matt Damon. Sarà per la stessa faccia quadrata, gli stessi ruoli, gli stessi capelli, no? Basta con questa tristezza e depressione, ma concludiamo in modo divertente la settimana con una bella commedia con protagonista... No raga, non lo so pronunciare, più forte di me. Nei panni del misantropo, Wilson. Woody Harrelson sarà Wilson, il protagonista di mezz'età, misantropo e sociopatico, e anche un po' idiota, della graphic novel di Daniel Clowes, trasposta a film da Craig Johnson, che scopre di avere una figlia adolescente che non ha mai conosciuto. Costringerà così l'ex moglie Pippi, dopo una serie di paradossali situazioni, a mettersi sulle tracce della ragazza. Questa settimana non potete proprio lamentarvi, ogni generazione è stata accontentata e io posso avere la coscienza pulita perché ho fatto un buon lavoro. Quindi vostro obbligo morale è alzare i pollicioni, spammare a motore questo video. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo episodio di Popcorn Time. Ciao! Babà. È possibile che la gente si senta così tanto male? Basta con questa tristezza. Basta con la tristezza. Sa, non mi ricordo più come si chiama, Marco. Sentendo, non è possibile. Quindi ora devo rifare tutto da capo. È vero, non la devo dire così. 42.